Siamo ad Arqua Petrarca, un piccolo gioiello immerso nella bellezza e nel verde dei Colli Euganei. È considerato uno dei borghi più belli d'Italia e fra l'altro fu scelto come dimora per gli ultimi anni di vita del grande poeta Francesco Petrarca. Tomba del Petrarca, e per suo volere è stato seppellito qui davanti alla chiesa di Santa Maria Assunta. E una cosa che ho letto che mi ha lasciato esterrefatta è che la salma del Petrarca è stata soggetta durante gli anni a parecchi furti durante i secoli, ma il più clamoroso è stato nel 1600 quando gli hanno rubato un braccio. Porta la casa di Petrarca, speriamo sia aperto. Siamo arrivati alla casa di Petrarca, non avevo chiamato, ho trovato aperto e quindi andiamo a visitarla. Allora, usciti dalla casa di Petrarca, non potevamo fare a meno di andare dentro un negozietto qualcosa di caratteristico, i cuori. Allora, abbiamo preso e assaggiato anche l'istregone, che è il brodo di giuggiole.